Ragazzi, buonasera e scusate tantissimo il ritardo, ma è stata una giornata abbastanza dura, e tra l'altro, il mio PC super pronto, tutto! Eh, tipo è cresciato completamente. E quindi ciao, buonasera Daniele Bassari, Gianluca Montanari, Andrew, Francesco Di Monte, Roberto Di, Salvatore Mirto, ehm, Daniele Borsari, Andrew già detto, Francesco Di Monte già detto, Pilu, buonasera Pilu, Alessandro Laspina, Moris Contini, Salvatore Drago, Eleonora, ciao Eleonora da, da canale Viola, Orlano Foglietta, ciao Celestina, buonasera Celestina, Andrea Cornali, ciao, sei fuori sync. Sono fuori sync. Ciao ciao a tutti. Ciao Renato, Dario Mazzi, Francesco, Tony Galaxy, eh, Franco Franceschini. Eh, Marco De Cesare, Pilu, come stai? Ciao ciao ragazzi, ciao, buonasera. Buonasera, oggi giornata lunghissima. Giornata lunghissima perché sono tornato da Padova. E... Giornata lunghissima. Vabbè, comunque dopo vi spiego. Allora, per il sync, forse devo. Uh, spegnere l'audio. E riaccenderlo, non lo so. Adesso forse sono in sync. Non ne ho idea, Davide Gladiatore Arron Tesla, Antonio Poni, Dario Mazzi, Roberto Barducci. Buonasera, Roberto Filippo Orlandelli, Giovannino. 14, Ciao, Matte come va? Stanco ma bene, Anna. Ciao, che mi fai cuoricini. Grazie, eh, Eleonora. Di nuovo, io sono amante delle auto a benzina. Eleonora, eh, eh, beh, anche a me piacciono. Alcune auto a benzina mi piacciono tanto. Tipo il Ferrari. La Mustang eh, mi piace anche quella elettrica, in effetti, eh. Eh, quando, quando si usa un'auto elettrica non si perde comunque eh, qualcosa dell'amore per le auto. Eh, termiche. Eh, quello assolutissimamente no. Sebastian Cocco, Fabio Drone, Ginger, ciao Ginger, Nicola Garau, Gabriele, ciao mi saluti please, assolutamente. Sì, grazie a William per il like, Matteo Quarto, ciao Matteo mi saluti. Ciao, Amo la Model 3 anche io. Daniele Gioia Sol, buonasera Gioia, buonasera, buonasera anche Mario Smario che mi saluta da Facebook, eh, Giordano Meris, Fabio Drone di nuovo, Forno Fabio Bida, nuovo profilo, ah ok, ok, va bene, ciao Matteo sei un grande, un abbraccio da Palermo, ciao, grazie mille Giovanni il lavagista Tailing. Alessandro La Spina, buonasera Alessandro La Spina, eh, Alberto AL, ciao. Eh, Maverick Mirko, Ma eh, Vittorio Dainese, ciao Matteo, molto interessanti i tuoi video. Sei un grande, grazie mille, eh, Alessandro Di Leo. Sono di Brescia, ma vivo in Svezia. Voglio comprare una Cupra Born. Cosa ne pensi qualità prezzo? Beh, ehm, ancora non ho potuto vederla dal vivo. Eh, però mi sembra un'auto molto bella, eh, più bella di Id3, eh, anche se si assomigliano molto. Ma tra Id3 e eh, Cupra Born, sicuramente sceglierei cupra Born. Uh, ciao Matteo, ti posso scrivere su insta? Certo, assolutamente. Matteo quarto però faccio un po' fatica a rispondere su insta. Ho un, tipo un miliardo di, di risposte a cui rispondere. Uh, Matteo Valenza, come ti trovi con il Yok? Chiede Beltazor i cuoricini erano anche per la risa. Dice Anna. Vabbè, pace, amen. Uh, va bene, Anna. <ride> um, allora, come mi trovo con il volante yoke? Allora, il volante yoke è stato per la prima, per i primi, per la prima ora un, un, uno scoglio. Uno scoglio, cercavo sempre eh, la parte sopra quando soprattutto facevo le manovre. Successivamente, quindi dopo la seconda, terza, quarta ora in macchina intendo, a guidarci eh, ho cominciato ad apprezzare il fatto che usavo molto di più due mani sul volante invece che una. E ho apprezzato tanto anche l'autopilot, perché in autopilot io appoggiavo le mani sempre, eh, soprattutto una, eh, quella di destra, dando anche abbastanza peso e arrivavo a un certo punto che tutta questa parte qui della mano mi faceva male, mi faceva male e eh, era parecchio rossa, perché comunque dando il peso eh, di mezzo chilo... Eh, alla fine, insomma, un po' soffri, quindi magari devi cambiare, no? E invece con questo io appoggio la mano sotto. Che è piatto, è dritto. Appoggio la mano lì e vado via tranquillo. Non devo mai praticamente muovere la mano. Dopo una, circa una settimana di utilizzo mi sono eh, riscoperto al guidatore con due mani sul volante, cosa che prima eh, us usavo poco e adesso il mio corpo automaticamente ha capito come fare le manovre e come fare tutto. Quindi praticamente mi sono abituato al volante Yok. Eh, non ho ancora deciso eh, di fare una recensione completa sull'utilizzo, la farò probabilmente tra tre settimane. Anche perché adesso la mia auto con il volante io l'ho data a mio cugino, quindi mio cugino, la mia Tesla Model 3, ancora una volta. Eh, perché adesso ho una Mustang Blue uh, All-Wheel Drive First Edition, bellissima, eh, con una batteria da 88 kW in garage e la sto praticamente usando sempre come prima auto. Ce l'avrò per due settimane. Alla fine di queste due settimane girerò la recensione proprio il giorno finale, il giorno prima della consegna, in modo tale da che posso raccontarvi: insomma, tutto quello che ho imparato e capito. Per adesso ci ho fatto 660 km. e Cercherò di farne altrettanti altrettanti, giusto per insomma, farvi una buona cosa. Gattuso Gat Matteo! Peccato che il famoso video lo devi cancellare del viaggio al sud. E eh, ragazzi, ancora sono. sono sono super combattuto in effetti, eh, perché soprattutto dopo oggi, dopo oggi che è uscita eh, la diciamo tra virgolette, polemica, perché in realtà non, la mia non era una polemica, ma era semplicemente comunicare a voi eh, quello che la sette ha deciso di fare. Eh, non so che cosa succederà, perché molti di voi mi hanno risposto nei commenti «Ah, ho scritto alla 7, eh, e, e la cosa potrebbe avere un risvolto, un risvolto negativo verso di me, che magari la 7 si incazza ancora di più, e eh, magari mi porta davvero in tribunale». Che ne so. Probabilmente comunque la vincerei la causa, eh, ragazzi. Quindi non è che sia tanto preoccupato... Eh, però, ecco, insomma, è una rottura di balle che, che preferirei evitare. Comunque, quello è stato, quello è così. Grazie mille per il like alla stream, Salvatore, e per la sub, Ivan Castelli e anche Giuseppe Moribato, per il, per il like. Uh, Claudio Bello, complimenti per il servizio sulla puntata di Piazza Pulita. Grazie, grazie mille. Ciao, sui siti di auto usate ho notato che alcune modelle se usate hanno supercharts gratis a vita. Eh. Um, un, um, le supercharger a vita, ragazzi, è un po' una questione spinosa. Nel senso che potrebbe effettivamente essere così come non potrebbe essere così. Eh, una volta si poteva chiedere a Tesla di verificare e di dirti in base al VIN se effettivamente i supercharger seguivano la macchina invece che la persona. Eh, in questo momento Tesla non sta più rispondendo a questo tipo di domande. È per una questione di privacy lo dicono eh, e quindi io sinceramente non ti so dire se effettivamente quell'auto ha i super chat gratis a vita che passano anche al successivo proprietario. Eh, forse mh, lo sa meglio Ginger che ultimamente, anzi non ultimamente, è un po' che sta um, cercando una Model S usata e credo che. In base agli anni e alla tipologia di auto tu abbia questa possibilità. Però io in questo momento non mi sentirei di darti una risposta perché non, non ne ho idea in questo momento. Fatti coraggio e vai avanti e non farti pestare i piedi. Bassatore della telefonia. Ci proverò. Un bel video sui sistemi di ricarica. Sì, si potrebbe fare. Eh, sinceramente, starei anche aspettando che qui di fronte. Mm, attivassero la colonnina di A2A perché a quel punto credo che potrei fare un piccolo video sulle varie tessere di ricarica ehm, e vari abbonamenti eccetera però sto aspettando grazie mille auguri Andrea auguri abbasso la 7 dice Alessio va bene grande Alessio grazie eh, vedi che Ginger Black ha risposto per chi era interessato si può capire con sicurezza analizzando la pagina del sito dell'area personale si trovano sul scold dell'auto tra i quali SC01, SC00, SC04 ok, non è che io abbia capito molto però ecco, volendo um, <ride> ma gli incentivi di automazione sono finiti? al momento sì um, secondo te nel giro di qualche anno Tesla abbasserà i prezzi delle sue auto? non credo che la, abbasserà i prezzi probabilmente leggermente come ogni anno fa. Ogni anno, questa parte, se Tesla va molto bene, abbassa i prezzi delle, de, di vendita delle sue auto. Mm, potrebbe succedere, di solito succede verso febbraio-marzo, eh, che si abbassano i prezzi eh, o gennaio comunque perché alla fine dell'anno chiudono il bilancio e vedono un po' come va dopo la la riunione con eh, gli azionisti e quel che è eh, va vanno e magari tipo abbassano l'ultima volta non hanno abbassato di 4000 euro eh, grazie mille Donato per aver donato 1,49 euro li metterò per eh, fare piazza pulita di piazza pulita grazie battery swap può funzionare? sì può anche funzionare eh, too sexy too sexy for your lord too sexy grazie mille per eh, i 4,99 Ron che non so che, che moneta sia, comunque grazie, eh, ciao, Matteo, oggi ho visto una Citroen Ami e una Ionic 5 e una ID 3 ed è stato bello. Ani, grande, Ani eh. Io oggi ne ho viste un sacco perché sono andato all'Eco verso Race, una manifestazione eh, di cui eh, uscirà un video tra non molto. Praticamente era una gara di autonomia, eh, tutti i piloti eh, partivano, tutti dovevano fare un, eh, un percorso di 50 km e chi in questi 50 km consumava meno vinceva. E Io diciamo che la coppa l'ho presa in mano, quindi vedrete il video. Vedrete il video, io ho gareggiato con la Mustang eh, ragazzi. Buonasera, si sa qualcosa delle batterie 4680 eh, di Tesla? Ancora no, non c'è ancora una data certa, vedremo. Eh, Giga Berlin ha aperto i battenti, eh, sta cominciando a produrre qualcosa, vedremo quando i risultati, vedremo quando i risultati i prodotti eh, saranno su strada, vedremo. Uh, ma, 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 un grande affettuoso saluto, grazie, 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 grazie. Lorenzo Tettamanti, ciao Matteo, ma gli ecoincentivi al momento sono fermi al momento gli ecoincentivi non ci stanno. Eh, 4,99 Ron sono 500 euro piangendo. Eh, quindi è un, è un eh, scherzi, eh, spero. Eh, in ogni caso, grazie. Eh, anche se fossero stati un euro, no, non è un problema. ehm Giordano Meris dice: Ciao, Matteo. Sarebbe bello se trovassi qualcuno con la prima versione di Model S per vedere, negli anni, come dura la batteria. Guarda, su questo argomento. Eh, sto temporeggiando un attimo, eh, perché stanno per uscire dei software che vi daranno la possibilità di andare a controllare lo stato di salute delle batterie delle auto elettriche. Eh, sono d'accordo con lo sviluppatore eh, che è in un mese barra un mese e mezzo eh, ri riusciamo a girare questo video. e L'applicazione sarà disponibile per iOS e per Android. E ci sarà una OBD da attaccare al all'auto e vi farò vedere in un video come funzionerà la cosa quindi potrete sapere esattamente eh, che cosa capita quindi A è bello per chi vende la macchina perché comunque vi sa dire effettivamente com'è lo stato della batteria e B per voi che la volete comprare andate lì tritrac attaccate e vedete subito e vi, vi e dice quanto quanto è lo stato della batteria quindi molto 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 bene Ora che si attiva la Chica Factory diminuiranno i costi della Model Y? No, non credo proprio, eh, purtroppo. Però speriamo, speriamo. Eh, Matte, ma a casa tua hai i supercharger Tesla? No, Matteo, quarto, i supercharger Tesla sono... Mh, aggeggi eh, giganteschi con una... necessitano di una potenza... Inimmaginabile, um, no a parte gli scherzi. Eh, un supercharger tira dai 150 kW fino a 250 kW. Eh, supercharger è una serie di stalli eh, di supercharger e, e ce ne possono essere 4, 8, 12, 24. Ci sono posti dove ce ne sono anche 40. Parcheggi dove sono anche 40, non in Italia. E, e ci vuole tantissima corrente non si possono avere in casa assolutissimamente tra l'altro anche se tu dici ma io ho l'azienda con 300 kW mettimi un supercharger non puoi assolutamente perché Tesla eh, li mette solo disponibili a tutti sul luogo, su luoghi pubblici e detto questo io a casa ho un wall connector che è un dispositivo sempre di Tesla eh, che però carica fino a 11 kW in trifase è un euro e un centesimo. Gra Grazie Fabio Drone per aver fatto la conversione dei 4,99 Ron. Che lavatrice hai? Mi dice Jacopo Nanni. Una che lava? Eh, no, sinceramente non ne ho idea. Però so che è una compatta, una di quelle. Piccole, perché nella casa dove stavo prima non ci sarebbe stata una lavatrice normale, quindi ho dovuto prenderne una, una compatta e ho tenuto ancora quella. Praticamente faccio un casino di lavaggi e dovrei sinceramente cambiare sia la lavatrice che l'asciugatrice. Perché l'asciugatrice non scarica, ma devo tirare fuori il cassetto e um, svuotarlo. Ma fin lì non è un problema. Il problema è che quando è pieno il cassetto fa pip. E continua imperterrita e mia moglie questa cosa la odia in maniera folle. E, e quindi un giorno mi, mi, dovrò comprare una lavatrice asciugatrice probabilmente insieme eh, e basta. Eh, tutto bene con la 7 eh, Romano? Per adesso sì. Ma sicuramente mi arriverà un fiume di merda da qualche parte. Non so, dietro le spalle o in testa, probabilmente. Eh, non credo che mancherà tanto. Ma secondo me, tra domani e dopodomani arriverà un fiume di merda. Però, vediamo. Vediamo, grazie mille per i 2 euro Michele Bindu eh, Perché devi cambiare la lavatrice Jacopo? Perché eh, non ha più senso, nel senso che facciamo troppi lavaggi È eh, Meglio fare un lavaggio settimana di tutta la roba Invece che fare 3-4 lavaggi Io credo Perché eh, essendo che la lavatrice è compatta ci, sta meno co ci stanno meno cose Nella lavatrice ci stanno dentro massimo 5 kg ma, ma in realtà ce ne stanno 3, 3 e mezzo, ecco, una cosa del genere. Preferirei un, una lavatrice che 20, di 15, da 15 kg, ecco. E magari in A più, una cosa del genere. Anzi, se ci fosse una lavatrice con un pannello solare sopra, sarebbe top. <ride> Teo, vedremo prossimamente delle Ferrari Lamborghini e Bugatti elettriche? Assolutamente sì, Pilu. È la normale evoluzione delle cose. Alessandro Signorini mi dice: Ciao, Matteo, ti ricordi di me? Eh, il nome mi dice qualcosa, però poi dopo magari non lo so. Eh, mi spiace. Eh, ma le auto a combustione circoleranno ancora? Ma credo che le auto a combustione continueranno a circolare almeno ancora per 50 anni: eh, finché poi tutte non saranno trasformate in elettrico, anche magari quelle storiche, anche quelle storiche. Magari un giorno. Molto lontano saranno dichiarate fuori legge e bisognerà trasformarle in elettrico. Può anche succedere, come può anche non succedere: ecco cioè il numero delle auto storiche sarà comunque basso. Io credo che le manterranno. Non ci saranno più eh, distributori di benzina uno ogni eh, chilometro e mezzo, ma magari ce ne saranno uno ogni eh, 25 chilometri. Chi lo sa. Che televisione hai? Ma Jacopo, quante domande mi fai? Una televisione che si vede la TV, eh, no? Io non ho l'antenna TV, quindi io non guardo trasmissioni eh, che vanno sul digitale terrestre, eccetera. Io guardo tutto on demand. Eh. Ormai da circa dieci anni, ormai da circa dieci anni che non, ho, che non ho la TV, non ho l'antenna proprio. Cioè, Ce l'ho, ma è staccata. Non, non mi interessa. Ehm. Um, 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 no. Quando esce Model Q o Model Q? Domanda. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. C'è qualcuno che dice che uscirà nell'anno prossimo. Ma io non credo assolutissimamente che possa esistere. Eh, uscirà probabilmente tra due o tre anni. Così. Ciao, Matteo. Migliori su elettrici a 40-50. Beh, eh, tra 40 50 sicuramente c'è. Tesla Model Y. Che parte da. No, Tesla Model Y non parte da 48. Peccato, peccato. Allora, niente, Model Y non la scartiamo per ora perché non c'è ancora un modello standard range e non so se ci sarà mai. Ionic ehm, eh, 5 probabilmente, ehm, Kia EV6 che comunque esce a breve, dovrebbe uscire a novembre-dicembre, ehm, la Mustang, la Mustang, Maksima, magari se spendi qualcosina in più ti prendi anche una long range, non sarebbe male. Uh, cambi la lavatrice per fare Piazza Pulita, Roberto. Sì! <ride> Ciao, Matteo, le moto di Tesla usciranno mai. Ma eh, la vedo molto difficile, è una domanda che mi fanno spesso. Eh, purtroppo, però, Elon Musk ha dichiarato che eh, quando era molto giovane ha rischiato la vita in un incidente in moto, e per questo non costruiranno moto. Però, potrebbe essere che invece, lo fanno, eh? Chi lo sa. Um, qualitativamente, da Springer la ritieni una buona auto? Qualitativamente, ti direi di sì. Allora, è tanto, tanto plasticosa: è eh? tanto, tanto plasticosa. abbastanza cheap internamente. I sedili sono belli, belli a vedersi, un po' scomodi. Io li ho trovati un po' scomodi, un po' duretti, forse. Um, però eh, la macchina è costruita abbastanza bene, è un po' troppo leggerina secondo me. Eh, Twingo è un pochino più pesante. Detto questo, però, fa tanti chilometri. Quindi, secondo me, hanno fatto un buon lavoro a livello di eh, bilanciamento tra prestazioni che comunque non sono malissimo. Quindi prestazioni, peso, motori e batterie. Secondo me hanno fatto un buon, un buon hanno tutto, hanno raggiunto un buon compromesso. Quindi sono stati bravi, secondo me. Eh, Giuseppe Mor morabito, magari moto con le rotelle. Può anche essere. Se le facessero io sarei molto contento. Perché una cosa che proprio mh, mi dà fastidio è che io non possa guidare le moto. Perché sono basso. Avete presente Switchak della scuola di polizia. Che aveva una moto gigantesca. Che però quando si fermava... Triic, scendevano le rotelle. Ecco io avrei bisogno di una moto del genere. Se ci fosse la comprerei. Sicuro. Sicuro. Uh, ciao, a che punto siamo arrivati con le batterie allo stato solido, Patience 1974. Eh, bisogna proprio avere patience. Quindi pazienza, bisogna avere pazienza perché ancora le batterie allo stato solido. Mh, mh, sì. sì, ci sono, eh, esistono in laboratorio, eh, stanno cominciando a fare tutti i vari test per la produzione. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, probabilmente un annetto un annetto forse riusciremo a vedere prima quelle lì rispetto a quelle al grafene potrebbe anche essere a settembre doveva essere presentata la Ion 5 con batteria al grafene non è stato così quindi non lo so eh, aspettiamo aspettiamo ragazzi aspettiamo ehm, hai saputo che Android Auto per Tesla è già out direttamente dal browser Tesla su sexy non è vero, eh, nel senso è vero, eh, lo puoi fare attraverso alcune, accro, alcuni accrocchi, però è un accrocchio, non è che sia in realtà integrato in Tesla, quindi è un'accrocchiata che eh, lascia il tempo che trova purtroppo, però vabbè, si può anche utilizzare, è un po' un'accrocchiata, un ecco, è un po' un'accrocchiata. Ciao Matteo, ma cosa ne pensi della carica a terra delle auto elettriche che c'è in Inghilterra? Tu intendi la, la ricarica wireless, quindi se tu arrivi, track, arrivi, è come il telefonino che si carica wireless. Ma secondo me è un... È un cioè, è figo, è figo. E chiaramente se tu arrivi e fai tutto con il telefonino, o anzi fa tutto in automatico la colonnina, quindi riconosce la tua macchina, quindi riconosce chi sei, ti fa pagare direttamente, è interessante. Il problema probabilmente è la dispersione di energia, perché chiaramente con le onde elettromagnetiche eh, si va a disperdere l'energia, quindi un pochino di energia si disperde. Già c'è dispersione con un cavo. Eh, figuriamoci con il wireless però è comodo però è comodo assolutamente tra l'altro stanno anche facendo delle strade quindi le strade che eh, con il wireless eh, vanno a ricaricare con la tecnologia wireless vanno a ricaricare l'auto mentre è eh, tipo, non so, sull'autostrada, eh, anche questa è una tecnologia molto interessante. Eh, qui a, a Bergamo sulla Brememie stanno facendo appunto un test per vedere effettivamente eh, se riescono a svilupparlo, potrebbe essere molto interessante. Ci sono news sugli incentivi, Amedeo al momento no, purtroppo, mi dispiace. Ciao Matteo, qual è la vita media di una batteria di un'auto elettrica e quindi dell'auto? La mia Polo Diesel ha 700.000 km/18 anni e ancora viaggia. Ma allora, una batteria. Eh la vita media di una batteria, sinceramente, non te la so dire perché dipende da tantissimi fattori da come la utilizzi, dove sei, se sei in nord Europa, se sei qui in Italia, se sei al sud oppure al nord Italia, eh, come l'hai ricaricata. eccetera, eccetera. È abbastanza un argomento difficile, difficile, ecco, se sei in grado di utilizzarla bene. Eh, probabilmente ti durerà 10 o 15 anni. Se invece non la, la usi bene, potrebbe durarti eh, meno, magari 8-10 anni. Ma la cosa importante da sapere e da capire è che una batteria non è che si prende e si butta via, una batteria di una Model 3 oggi costa circa 15.000 euro. Eva compresa. Eh, la batteria non la prendi e la butti via. La batteria la prendi, la analizzi, e vai a sostituire le celle che eh, ehm, riportano un guasto oppure un abbassamento troppo alto della loro eh, capacità di carica. Ehm, quindi su un pacco batteria dove ci sono dentro, non so, 500 batterie, 500 celle, eh, vengono magari cambiate su queste 550 celle o di meno. Okay? e queste 50 celle non ti costano 15.000 euro, ti costano decisamente meno, decisamente molto meno. Se poi ehm, non ha senso più cambiare queste celle perché ormai la batteria, diciamo che eh, il, eh, non so, il 30% di celle è da sostituire, eh, ad esempio, la batteria si dice che avrà una second life, quindi una seconda vita. Questo perché? Perché ehm, le batterie delle auto... Eh, hanno bisogno di tanta potenza eh, da erogare nell'immediato perché un motore elettrico ad esempio ha 150 kW, se la macchina poi ne ha due magari sono 300 kW. quindi cosa fanno quando tu butti giù il pedale eh, di brutto questi motori chiedono energia alla batteria e ne chiedono tantissima Chiedono 200-300 kilowatt, mettiamo. E quindi la batteria deve saper dare tutta questa potenza. Se la batteria non riesce a dare questa potenza, tu avrai praticamente un'auto che non fa più da 0 a 100 in 3 secondi, ma fa da 0 a 100 in 6 secondi, 5 secondi. Ok. E ehm, quando ci, ci arriva ad una cosa del genere, eh, si potrebbe prendere la batteria e destinarla ad altri utilizzi, ad esempio come batteria tampone o come batteria per l'accumulo dell'energia, non so, che magari arriva dai pannelli fotovoltaici. Questo perché? Perché ehm, quando tu vai a utilizzare la batteria della tua auto come una batteria di accumulo eh, accumuli l'energia del fotovoltaico ad esempio ne, ne, nella, diciamo nei kilowattora residui della tua batteria che magari da 100 sono diventati 75, 80 ok, in 10 anni questi eh, vengono poi eh, erogati cioè questa batteria di accumulo eroga poi in casa 3, 4 5, 6 kilowatt non più 300, ok? E quindi la batteria è capacissima di andare avanti altri 20 anni tranquillamente senza nessun tipo di problema e anche a quel punto quando la batteria sarà quasi esausta si prende si analizza si vedono quante celle e se sono da cambiare si cambiano conta che poi dopo questi 30 anni ok di operatività della batteria la batteria può essere completamente riciclata adesso il riciclaggio della batteria mi sembra che sia del 94% quindi il 94% delle delle terre rare o dei metalli che sono all'interno delle celle delle batterie possono essere recuperati per creare nuove batterie ma con le nuove tecnologie e i nuovi metodi sicuramente da qui a 30 anni troveranno eh, il modo di recuperarle fino al 100%. Questo è molto importante, ragazzi. Ciao Matteo, credo che il vero problema sarà... E poi Valerio si è bloccato. Eh, Valerio, mi spiace. Ciao Matteo, quando provi la I3... Ragazzi, io vorrei provare tanto la I3S, che è, la, che è praticamente la nuova iterazione di BMW. Al momento però ho ancora BMW non l'ho tra i contatti. Eh, dovrei provare a chiedere ad un caro amico eh, che, che tra l'altro mi ha passato il contatto della Ford. Mustang, eh, grazie eh, a lui sono riuscito a prendere la Mustang e probabilmente riuscirò a prendere anche tutte le altre auto. Eh. Eh, vi lo dico chiaramente è vai elettrico sapete che ogni, ogni tanto eh, riusciamo a fare qualcosa insieme eh, e probabilmente con Mustang ci sarà una collaborazione un pochino più stretta adesso ogni tanto eh, riprendono qualche mio video quando lo ritengono interessante con Mustang probabilmente farò una piccola recensione anche per loro dedicata a loro che andrà probabilmente sul loro canale direttamente potrebbe essere potrebbe da qui cominciare una piccola sinergia con il canale di vai elettrico, che secondo me è molto, molto valido. A proposito di sinergie, eh... Ragazzi, come avete visto all'inizio del video, questa live è sponsorizzata dalla carrozzeria Musesti. Che praticamente è diventata. sta diventando lo sponsor, diciamo, del canale ufficiale. Adesso, da qui a un anno andremo comunque a mantenere, insomma, eh, questi piccoli intrattenimenti con carrozzeria Musesti, che è il primo body shop ufficiale di Tesla a Brescia. Bene notizie sulla Fiat Marco Cuomo. Precisa un pochino che magari posso aiutarti. Proverai la, EV, la EV6 di Kia Mans? Assolutissimamente sì. Um, ho sentito, proprio parlato con Kia venerdì, venerdì perché qui a Brescia c'è una Kia EV6 da, da un concessionario. In anteprima diciamo in Brescia, ma è un modello non marciante come quello che io ho recensito, cioè vi ho fatto vedere in realtà come quello che vi ho fatto vedere a Milano uh, qualche mese fa, non mi ricordo adesso, tipo sei mesi fa, una cosa del genere. Okay. E Quindi gli ho telefonato, gli ho detto: Ma è arrivata qui a Brescia, allora posso fare un giro. Mi fa no, guarda, anche quella non è marciante, non è ancora omologata, andrà omologata probabilmente a fine novembre, novembre fine novembre, quindi probabilmente a quel punto quando ci saranno delle auto targate, io potrò prenderla e andare a farci un giretto. Farai un video in officina mentre smontano un'elettrica Roberto Di, eh, L'idea c'è, l'idea è di fare un po' di cose carine, quindi vedremo, vedremo. Eh, quando proverai la 500 elettrica? Jacopo, ho già provato la 500 elettrica, ci cioè, ho fatto tipo tre video. 3, forse due, non lo so. Comunque, sì, l'ho già provata. Tra l'altro, ci ho fatto pure un bellissimo video molto, molto bello. Ok, nuovi modelli tipo SUV. Marco, ma in questo momento mi viene in mente l'EV6. L'EV6 è un tipo SUV. La Mustang è un tipo SUV. Le fanno, fanno quasi tutti tipo SUV. Poi dopo, vabbè. Uh, Giuseppe Morabito, il carrozziere tuo cugino? No, <ride> il carrozziere di mio cugino, sì. Esatto, Enrico Rosa, oggi a Verona ho visto la Tesla Model X, un credenzone inutile, credenzone, non sapevo che dalle tue parti si dicesse credenzone, credenzone, noi diciamo tipo cassa o cassone, ecco noi diciamo cassone, sì beh, credenzone in effetti è un po' un cassone anche quello, ma ehm, diciamo che eh, ogni volta che Tesla produce una Model X è, in, in, è, è un debito per Tesla eh, perché le, le, è, è soggetta a parecchi difetti di fabbricazione purtroppo, dura un po', durano poco le, le portiere che si aprono di gabbiano eh, perché hanno talmente tanti meccanismi All'interno che prima o poi si stortano e eh, hanno bisogno comunque di tanta manutenzione, però è un autosimbolo: è un autosimbolo che vuol dire guardateci: noi possiamo fare delle auto che fanno da 0 a 100 in 3 secondi e pesare 2600 kg, possiamo fare auto che sono velocissime e super confortevoli, super grandi, con sette posti, e essere tra le auto che consumano meno in assoluto delle auto elettriche. Alziamo le mani. Alziamo le mani. Attenzione. Matteo, sono il ragazzo che ti aveva chiesto se potevamo incontrarci, Alessandro Signorini. Eh, Alessandro, eh, scrivimi una mail eh, che, che vedremo. Eh, cosa ne pensi dell'inaugurazione della Giga di Berlin? In questi due giorni, purtroppo, io non ho assolutamente visto niente. Mi sono tenuto lontano eh, perché appunto ho fatto un giro in, a Padova e sono stato praticamente due giorni pieno. Mm, cioè, non ho fatto assolutissimamente niente. Social. Eh, mi sono messo a girare video, fare cose gare eccetera, quindi non ho potuto guardare, sicuramente nei prossimi giorni vedrete cosa ne penso di tutte queste cose, eh, quando andrò a recuperare tutte le informazioni tutti i video che faranno e faremo, vedremo, e ci farò un video sicuramente, non so se ci farò un video dedicato, che magari uscirà, non so, venerdì prossimo o se ci farò un video nelle news quindi dedicherò una parte delle news domenica prossima il video delle news di questa settimana, ragazzi, io l'ho preparato martedì. Quindi, martedì mi sono cominciato, sono com ho cominciato a prepararlo perché eh, proprio in questo weekend non c'ero, venerdì eh, non c'ero perché sono dovuto uscire, quindi ho dovuto fare un sacco di cose la settimana scorsa. Ero veramente distrutto. Voi non avete idea? Di cosa vuol dire fare eh, tre video a settimana più la live e lavorare otto ore al giorno, tutti i giorni? Perché c'è da dire anche questo. Il 2035 è sicuro che faranno le macchine endotermiche: finiranno le macchine endotermiche. Ma Gabriele, non lo so. Il problema è che magari non le costruiscono più, ma eh, ci saranno sempre quelle che hanno venduto prima, che hanno un minimo di vita di 20 anni. Ok, quindi probabilmente andranno avanti ancora fino al 2055, come dicevo prima. Uh, cosa ne pensi del libido plugin? Uh, il libido plugin secondo me, anche oggi me l'hanno chiesto, è, credo che sia eh, l'unica alternativa al motore elettrico in questo momento, eh, perché per alcune persone potrebbe essere anche eh, infattibile andare ad utilizzare un'auto elettrica. Okay, a possedere un'auto elettrica perché non, magari non si vogliono adeguare oppure non hanno voglia di adeguarsi oppure vivono in paesi veramente dove non ci sono le colonnine, non hanno un garage, non hanno la possibilità di caricare durante la notte ci sta, può essere, può succedere e, e quindi se si compra un buon plugin che magari fa 50 o 100 km solo in batteria è credo la, la, la giusta chiave di svolta per riuscire poi ad abituarsi e comprare un'auto elettrica in futuro, sempre che il futuro sia elettrico, si crede, si crede di sì, vedendo un po' tutti ehm, gli sforzi che stanno facendo le case produttrici e il fatto che abbiano quasi tutti scelto di passare completamente all'elettrico entro pochi anni, eh, ci fa chiaramente sperare e ci farà chiaramente vedere che quello sarà il futuro. Vedremo, se la giocherà probabilmente con l'idrogeno. In questo momento però l'idrogeno è veramente molto 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 indietro. Quindi ehm, staremo a vedere. Eh, se non si usa la frenata regenerativa quanti chilometri durano i freni della Model 3? Ma eh, Filippo, eh, Model 3 frena veramente poco. Eh, frena veramente poco perché si usano veramente poco i freni. Eh, non è che sia proprio una macchina che frena bene, ecco diciamocelo. Eh, purtroppo è così. Mm, non lo so. Però io non l'ho mai usata con la frenata, cioè senza la frenata rigenerativa perché è bellissimo e non, non potrei guidare nessun'altra auto con la frenata normale. Mi stamperei probabilmente contro tutti i pali, passerei sopra le rotonde. Eh, anche perché frenare un'auto che pesa. Um, quasi 2 tonnellate non è facile. Ecco, Tesla Model 3 pesa 1689 kg. Mi sembra uh, migliore auto elettrica per autonomia sotto i 40.000. Probabilmente Corsa o Kona, o la piccola Ionic, o la eh, Leaf, o la Leaf. Assolutissimamente sì. Uh, Gattuso Gatto, messaggio segreto. I Lego e eh, i Lego ancora là dietro. Purtroppo non ho ancora avuto tempo di, di scartarlo. Però lo vediamo. Problem non solo tua mail. Infochiocala Idrogeno uguale futuro. Punto di domanda. Punto di domanda. Giona, Jonathan, non lo so. Non lo so, sarà molto difficile. Alcuni paesi eh, ci puntano tanto perché hanno la possibilità di creare l'idrogeno con l'energia in eccesso che hanno tipo vedi il giappone che ha tante centrali nucleari che durante la notte eh, continuano a produrre energia eh, però chiaramente il, la popolazione la sfrutta di meno e quindi hanno dell'energia in eccesso allora cosa fanno creano l'idrogeno con l'elettrolisi eh, in questo modo e poi lo stoccano e in questo modo praticamente hanno l'idrogeno che gli salta fuori gratuitamente Okay. E quindi quei paesi lì, come anche la Corea, eh, hanno, hanno chiaramente tanto idrogeno da poter fare qualcosa. I treni a idrogeno, gli autobus a idrogeno, eccetera, eccetera. E noi al momento figurati che non abbiamo neanche eh, le, le centrali. Sopperire alle nostre esigenze e compriamo l'energia all'estero, figurati se ci possiamo mettere lì a creare l'idrogeno, contate che in questo momento creare un chilo di idrogeno con il quale si fanno più o meno 100 km se hai il piede leggero, eh, ci costa 64 kWh di energia. Un'auto elettrica con 64 kWh e con il piede leggero ci riesce a fare anche 400 km. Con il piede un po' normale ne fai 300, però eh, 100 da una parte, e 300 dall'altra, insomma, capite bene che al momento le elettriche chiaramente sono più convenienti. Ok? Eh, quanto costa un wrapping del tipo che hai fatto te, ad esempio, il tuo amico a Brescia? Più o meno un wrapping del genere costa sui 2000 euro. Eh, ma il cassetto refrigerato non lo mettono più sulle auto? Il cassetto refrigerato. Allora, io so che la Ford F-150, quella elettrica che arriverà l'anno la, prossimo, probabilmente anche in Europa, eh, ha la parte davanti eh, con eh, lo scolo e ci puoi fare quello che vuoi. Quindi, se ci vuoi anche mettere le birrozze, con il eh, tuo ci, ci puoi anche fare. Um, nella news di oggi ci sono, ci sono costruttori che non hanno ancora vetture elettriche. Che marca vorresti provare, che allora non ha prodotto? Toyota! Toyota non ha ancora prodotto alcuna auto elettrica, si, continua a si, si ostina a fare le ibride, eh, vedremo se è Toyota. Avrà ragione e se, per, al momento è l'unica che non produce auto elettriche. Vabbè, c'è anche Aston Martin, però Aston Martin eh, sappiamo al momento perché. Perché il suo, eh, il suo CEO ha detto che al momento non sono pronti per abbracciare l'elettrico. Quindi ci sta assolutissimamente eh, Nio quando arriva in Italia, Massimiliano ancora in questo momento non lo sappiamo. È arrivata, in, ehm, è arrivata col contagocce in eh, Svezia. Mm. Sì, comunque nei paesi nordici ved vedremo, 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 Mauro Crescenbeni, qualche aggiornamento da Elon sui referral? No, no, al momento nessun aggiornamento. Mi spiace. Um, no. Avevo letto un'altra domanda. Ah Matteo, hai fatto qualche tagliando alla tua Model 3? No, al momento no, non ce l'ho neanche, non mi passa neanche per la testa. Non mi passa neanche per la testa, anche perché il primo tagliando probabilmente si farà a 200.000 km ehm, senza proprio nessun tipo di problema. Un amico, Marco, tassista, eh, che ha una Model 3 per Performance eh, come la mia. Ehm, Uh, lui ha chiesto di fare il tagliando a 100.000 gli hanno detto no, ci vediamo l'anno prossimo. Lui in un anno, anzi, in due anni ha fatto 100.000 km e gli hanno detto: no, no, ma tranquilla, vieni pure l'anno prossimo con altri 100.000. Che va bene, va bene così. Um, Qual è la peggiore auto elettrica? Jacopo Nanni, non si può, non si può rispondere a questa domanda. Non ci ho assolutissimamente pensato, anche se ho un nome in testa, però non te lo dico. Perché ci devo pensare bene, ci devo pensare bene. Probabilmente verso fine anno farò un recap di tutte le auto elettriche che ho provato, perché ne ho provate parecchie, ne ho provate parecchie, e... Eh circa 58 60 circa, circa 60 auto ho fatto girare e ci devo pensare ci devo pensare Nio è sbarcata in Norvegia bravo non in Svezia sono io che sono un po' rincoglionito stasera ragazzi Gianluca Bugatto grazie mille per la donazione dei 3 euro grazie Gianluca grazie a tutti ragazzi per le donazioni di oggi veramente molto 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 gentili eh, credi nell'elettrificazione di tutte le Mercedes entro il 2035 ma allora, eh, Mercedes ha fatto, ha fatto il passo più lungo della gamba con la sua prima, ma in realtà eh, è stato un piccolo test. Con l'ultima, eh, la GLA, si chiama? Sì? Credo? Non, sì? Mi sembra di sì. Ha fatto un ottimo lavoro. Con la GLA ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. In tanti che l'hanno provata, hanno effettivamente detto che hanno fatto un buon lavoro, anche a livello di consumi, non è esagerata come quella precedente, prima c'era la GLC ma Sto inventando nomi a caso. Um, non, non mi ricordo tanto bene le Mercedes perché purtroppo non se ne vedono tante elettriche al momento. Comunque, sì, ci può anche stare, ci può anche stare. Le, no, le QA che GLA, la EQA e la EQC. Sono ricoglionito stasera. Chiaramente? chiaramente ricoglionito. Sì. La EQA secondo me ne vale la pena. Perché è carina, piccolina, eh, ha dei buoni motori, bella scattantina, ovviamente gli interni vabbè, lasciamo stare, sono in stile Mercedes, quindi molto molto belli, eh, tutte le, le luci interne soffuse, tutta la roba lì cromatica, molto molto carina, il sistema, l'MBUX, molto carino, eh, come dicevo, le QC eh, invece è un po' grossa e hanno fatto molta fatica a muovere quella roba lì, chiaramente, eh, però le nuove, le, QE, le QS che arriverà e le altre, Altre varie che, che stanno per uscire potrebbero essere veramente molto interessanti. Mercedes ci ha detto che faranno 700 km. Speriamo, cacchio, speriamo proprio, speriamo proprio. Il nuovo volante come va? FB Shop One abbastanza bene. Devo richiederlo a mio cugino perché adesso l'auto ce l'ha lui. Ah, ah, ah le ha provate tante che ormai non ti ricordi ne più, ne più, nemmeno più come si chiamano è vero Gabriele ma tu scherzi ma tu scherzi ma poi io lo faccio anche con le persone mi succede cioè c'è una persona che mi dicono ciao Matteo come stai ti ricordi di me no no aiuto no è già tanto che mi ricordo le password della mail ragazzi Uh, Matteo Alessandro, ciao ciao Alessandro Gabriele Campanale, grazie mille per la donazione di 99 centesimi. Le auto elettriche fanno suoni, Jacopo? Nanni? Allora, Jacopo, alcune sì, alcune no. Tipo la Mustang fa un suono quindi ha un Ford Electric Sound eh, particolare eh, che si può attivare e disattivare. Eh, in generale, le auto elettriche fanno un sibilo. I motori elettrici fanno un sibilo perché girano talmente vorticosamente che. Una cosa del genere, ecco, eh, le Tesla si sì, lo fanno, um, però non hanno un suono propedeutico al fa farti sentire l'accelerazione, eccetera. Eh, Porsche, anche Porsche con la sua Taycan o Taikan o come la volete chiamare, anche loro hanno il Porsche Electric Sound, che secondo me è più bello di quello di Mustang, e, mm, ottimo. È veramente ottimo. Uh, tutti gli inverter fanno suoni, mi dice Ginger. Ah, assolutamente sì. Alcuni, alcuni anche quando. Tipo, è presente eh, quando attacchi il, um, il caricabatterie del telefono che senti. Zzz, dici no. No, ha cominciato a fare un suono, e allora lo prendi e lo butti nel cestino. Ecco, anche quello è un suono. Uh, ma gli italiani comprano la Tazzari Hulk Hulk. Ma alcuni sì. Alcuni sì. Adesso Ami sta dando del filo da torcere a Tazzari. Io spero sicuramente che la microlino, che credo che po potrebbe uscire un giorno, ehm, sia interessante perché è veramente molto molto carina l'idea e, e sp spero che, che, che esca e che io possa provarla ovviamente. Eh, ma eh, le batterie al grafene possono essere ricaricate a casa? Mm, sì. Um, magari potessi provare tutte quelle. Eh, come? Ma, no, non ho capito, eh. Gabriele dice: Magari potessi provare tutte quelle elettriche che hai provato. Te sei super fortunato, Gabriele. Sì, in effetti sono, mi sento abbastanza fortunato, ragazzi. Ragazzi, sì, assolutissimamente sì. Anna Sigrid Curcis Matteo, le tue storie del mattino sono fortissime, un sacco di simpatia. Sei un mito. Guarda, Anna, grazie, ti ringrazio. Ma le, le, le storie della mattina sono veramente difficili. Perché, tipo, io mi sveglio alle 7, un quarto alle sette, c'ho cioè, tipo gli occhi chiusi. Eh, e ho cioè, tipo gli occhi chiusi finché non timbro il cartellino. E inventarsi un saluto, una storia, e durante il tragitto da casa a lavoro, che ci, tipo, ci metto tre minuti a piedi, non è facile, non è assolutissimamente facile ed è un grande scoglio perché mi mangio le parole e mi dimentico cosa voglio dire perché ancora sono nel letto, capito? Ecco, quindi grazie, grazie, è difficile però, è molto difficile. Eh, buonasera Matteo, ti piacerebbe provare una Formula E? Moltissimo, mi piacerebbe moltissimo poter provare una qualsiasi di quelle monoposto, eh, sia di Formula 1 che di Formula E, eh, però eh, credo che non ci arriverò mai ai pedali. Perché hanno una seduta molto, molto lunga. Praticamente questi qua hanno le gambe dritte e fanno così coi piedi. Quindi è molto, molto difficile che io riesca a provare mai una formula E. A meno che non me ne fanno su misura. Però magari quando diventerò famosissimo, e te lo auguro tu, Matteo, che stai, che stai qua dentro una telecamera, cioè io praticamente. Eh, quando diventerò famosissimo, eh, potrei anche chiedere, non so, di, di, di provare una macchina. Ci può stare, ci può stare. Speriamo. Sognare non fa mai male, ragazzi, eh? Sognare non fa mai male. Sognate, sognate, sognate e l'importante è che il vostro sogno non rimanga solo un sogno. Quindi inseguite i vostri sogni, ragazzi, e cercate di renderli in realtà. Un po' come ho fatto io con, aprendo il canale e comprandomi la macchina, ok? Comprare la macchina per me era impossibile perché non avevo neanche 1000 euro sul conto per pagare. Il eh, conto dell'auto e ho fatto i salti mortali e sono riuscito a comprare una Tesla Model 3 Performance. Quindi, se ce l'ho fatta io, che avevo solo debiti in banca, quindi ero sotto. Se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi, credo. Non so eh, con che auto sei ora perché tu cugino la tua? Sono con la Ford Mustang Mach E. Finalmente eh, Beltazar mi dice: Sulla Ford Mach E hai provato il suono del motore V8 digitale? Ma sono tutti paroloni e poi alla fine loro lo chiamano Ford Sound. Eh, suono del motore qualcosa, accendi e spegni. Quindi sì, sì, assolutissimamente sì. Grazie mille Costel Bordus, Bo, Boros per il follow e Massimiliano Fazzi per la subscribe, grazie, grazie mille. Grande incoraggiamento, grazie Adriana, bravo. Eh, tutto è possibile, basta puntare al proprio obiettivo, sì. Um, a volte per non, non, non tutto è possibile, però insomma provarci... In, non nuoce, no, cioè, insomma, ecco. Ma le batterie del Gafriel non sono uscite più. Non avevano detto che era il 2021-2022, sì, in effetti l'avevano detto soprattutto avevano detto usciranno settembre. Siamo ad ottobre e ancora non si è visto niente, speriamo. Speriamo, grazie mille, Alessandro, che mi dice vibes, good vibes, eh, per la donazione di 1,99 euro. Grazie, 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 come sempre, ragazzi. Um, è vero, quando faranno la Gigafactory in Europa, le Tesla costeranno meno? Gin. La Gigafactory è partita, hanno aperto, hanno aperto le porte eh, e stanno cominciando a produrre qualcosa, credo. Eh, però non credo che tanto presto si abbasseranno i costi, anche perché per, farle, ci hanno messo, per farla Gigafactory hanno speso miliardi, probabilmente milioni, dai. Qualche milioncino l'hanno speso, eh, vedremo poi, magari il prossimo anno, che magari succederà qualcosa, abbasseranno i prezzi. Può anche essere, può anche essere. Eh, Model 3 2022 cambierà estetica, ma potrebbe anche, speriamo di sì, io spero che cambi estetica e che mettano un portellone un pochino più grande, con una bocca più grande. A quel punto potrebbe veramente essere la berlina perfetta. Perfetta. Succederà mai? Non lo sappiamo. Ragazzi, come, ah, con il nuovo fornitore di energia, come ti trovi? molto bene Enrico al momento non nessun, niente da segnalare niente da segnalare vi ricordo che io ho fatto il, anche il video con Tate facendovi, spiegandomi insomma come si legge la bolletta eccetera eccetera i consigli effettivamente di come fare, di cosa non fare di come fare ehm, vediamo cosa dice Gattuso mi dice perché non provi le mini-car elettriche ad un solo posto o due posti? Tipo? Ci sono altre car mini-car elettriche? Tu stai parlando della XEV YOYO? -Yo, probabilmente la XV? Ma ho chiesto a dei concessionari se me la prestano, ma c'erano tutti non targata. Come, la, come anche la DR Evo, ce tutti non targata. Ho detto ragazzi, se volete far provare le macchine, se volete farle vedere, le dovete targare, no? Cioè... Mi sembra il minimo. Vabbè. Comunque, ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine anche oggi di questa live. Siamo abbastanza tanti, siamo in 418. Grazie, è la live più seguita eh, di tutto questo mese. Eh, quindi grazie, grazie, grazie mille. Vi farò sapere come vanno le cose con la 7 Piazza Pulita. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale Facebook, perché là non mi possono straicherare. È molto importante. E, e anche al mio canale Instagram sicuramente il gingerino in chat metterà i vari link grazie a tutti ancora grazie a Alessandro Laspina, che so, Co Gabriele Tutto Bene, Fabrizio Roccato Stefano eh, Gavezzoli, Roberto D eh, Claudio Bellu, ciao Claudio Simone Madolon, Desisferi419 Jacopo Nanni ehm, Alessandro, Roberto D Roberto Barducci, Salvatore Mirto Andrew, Robert Track Vincenzo Buono, Graziano Sassaroli eh, Gabriele Tutto Bene Alessandro Laspina, Salvatore Drago, Dorato Antonioli, Gattuso Gat. Stefano Calci, Stefano Ricci, Davide Colla, Dario Brambilla, Ciao Dario. Dario, anche lui è un tassista: eh, Dario Mila, Milano e Marco Desio. Eh, vedi che forse ce la faccio, forse ce la faccio. Eh, Stefano Lussardi, Alessandro Signorini, Anna Sigrid Curci, grazie Anna Cuoricini. Uh, Hulk, Hulk uh, Jacopo Nanni Xubel MT Alessandro Papini uh, Davide S Andrea Cornali grazie grazie ancora per la scheda della Mustang mach -E. MT eh, grazie mille dei 5 euro Eros sui saluti che mi dici nonostante hai una Tesla ed anch'io ami quest'auto sulla Skoda Enyaq 4 mi hai dato un gran consiglio nella chat Telegram attendo che mi arrivi grazie grazie mille Eros sono contento ragazzi io non sono un fanboy quindi Um, se mi chiedete delle cose cerco sempre di rispondervi obiettivamente, quindi non mi invento le cose, eh, prima voglio provare bene le macchine, prima di fare qualsiasi cosa eh, Davide eh, Gargiulo, FB Shop Ferro53, Berta Zor Ivan Castelli, Gabriele Campanale Massimo Pandolfini eh, Gennaro Vitello, Giorgio Coppo Andrea Bertoletti, Antonio Rizzi Alessandro, Matteo Leonetti www, sei il numero 1 Uh, Damiano Mandotti, Giuliano Falcone. Salutoni in mano. Madonna, quanti siamo, ragazzi? Un casino, un casino di gente. Dai, grazie mille. Grazie ancora. Questa sera non giocherò uh, sul canale Viola a Call of Duty o a Battlefield perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più, sono molto, molto stanco. Ho il ginocchio destro che è abbastanza gonfio, quindi farò una seduta di ghiaccio sopra il ginocchio così, giusto per andare a dormire belli freschi. Grazie mille e niente dai! Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Ci sentiamo martedì alle 12, poi venerdì, e poi di nuovo domenica con le news della settimana. Ciao belli!